Bene, bene, eccoci studio, passiamo al nocciolo della situazione. Oggi parliamo di gruppi di autoaiuto sulla depressione. Faccio subito una domanda così a freddo alla signora Carla. Lei fa parte dell'AMA. Ci spiega con parole semplici cos'è? Che cos'è l'AMA? L'AMA, associazione, AMA vuol dire auto mutuo aiuto. C'è a Bolzano, ma anche in altre città d'Italia, Milano, Brescia, e non so ancora Roma, credo. E abbiamo l'obiettivo di questa associazione è favorire il benessere della persona. E non so, se dovessi sintetizzare molto con quattro parole. La filosofia dell'AMA è questa: accoglienza, condivisione, rispetto e ascolto. E quello che facciamo, cerchiamo di fare, io ci sono da 14 anni, negli ultimi 12 sono presidente, di favorire, di divulgare, di sensibilizzare sulla cultura dell'autoaiuto, che è proprio questa. È rivolta a tutte le Quindi si persone. combatte, diciamo, l'isolamento e il fatto di stare da soli, perché è quello, Sì, e imparare ad aiutarsi per no? poi aiutare. Auto mutuo, Certo, reciproco aiuto. certo, certo. E ne abbiamo estremo bisogno al giorno d'oggi di condivisione, di accoglienza e di ascolto soprattutto. E la sede dov'è di preciso? La sede è in Piazza Gries, Sì. dove è una sede, abbiamo una saletta per gli incontri di gruppo. Abbiamo sette gruppi di autoaiuto. Poi non abbiamo né impiegata né un'altra sede d'ufficio, facciamo tutto da noi. Ognuno si incarica di qualche cosa. Quindi è proprio una cosa volontariato Sì, quasi, è una, eh. no, no, Beh, è senza quasi, un'associazione di togliamo il quasi, volontariato, è volontariato puro puro. volontariato, facciamo tutto per volontariato. Ai soci, che sono un centinaio, chiediamo soltanto 15 euro di iscrizione all'anno e basta. Sì, Tutto. un'inerzia proprio Proprio per... niente, tutto gratuito, tutto volontario, sì. Io E lì quante volte vi incontrate a settimana, tipo? preferisco parlare, visto che questo è il tema del gruppo di autoaiuto per la depressione. Ci incontriamo 2 volte al mese, Ah, ok. sì. Al pomeriggio dalle 18:30 alle 20. Bene. Quando posso dire qua, giusto Certo, qua. dica. Gruppo per la depressione, e ci sono talmente tanti malintesi a proposito di depressione, talmente cose che fanno star male. Una, quella che vorrei dire subito, di ricordarsi, lo dico agli amici, ai familiari, a tutti, la persona depressa sta male veramente, non se lo inventa. E quello che odiano i depressi, quando arrivano i gruppi lo dicono, quello che odiano proprio, proprio odiano, che qualcuno gli dica, ma con questo bel sole, ma perché non ti dai una mossa? La signora Carla stava parlando che, in poche parole, c'è questo mito di dire che le persone depresse un po' se non ventano, un po' sono così, non hanno voglia di fare. Questo stava dicendo. Sì, ma depresso non vuol dire che sono triste perché, che ne so io, anche perché ho avuto un lutto, sono triste perché devo cambiare casa, questa è un'altra cosa. La depressione è una vera e propria malattia, che porta con sé un disagio enorme. Mi raccontava appunto un mio amico medico che quando sta male dice: è inutile che mi diciate guarda che bel sole, non lo vedo, vivo in un altro mondo, in un mondo di sofferenza. Ho sentito addirittura questa persona che ha recentemente avuto una diagnosi di tumore, mi ha fatto meno male sapere che ho un tumore, che sapere di avere una depressione, tanto per vi facciate un'idea di quanto uno può star male. E quindi darti una mossa non serve a niente. I familiari fanno molta fatica a capire che una persona che fino all'altro giorno aveva interessi, improvvisamente non ne ha più. C'è anche chi sta a letto per 3 settimane consecutive, dopodiché gli passa. Soffrono. Un'altra cosa che peggiora la situazione è se le persone depresse hanno un carattere debole, è veramente un guaio perché non riescono a venirne fuori. È difficilissimo. E una delle regole dell'autoaiuto è devi camminare con le tue gambe. Io ti accompagno, però non posso sostituirmi a te. Ed è difficilissimo. Ieri
non so se tanto i panni fatti, ma mi viene in mente perché ho appena finito di tradurre un articolo per l'associazione Ariadne, che anche si Sì. interessa di malattia psichica, a proposito dello star bene, dello star male, e dei parenti che o penso io a te, faccio tutto io, e anche questo è di danno, perché praticamente non ti insegno ad andare sulle tue gambe. È difficilissimo il discorso della responsabilità. Quando posso dargli la responsabilità? Quando non è in grado? E quando l'ultimo pezzetto che stavo scrivendo prima di uscire, perché sempre le donne sono quelle che si dedicano al malato, sempre al malato psichico, al malato depresso, sempre loro. Com'è difficile? E perché lo fanno? Perché? Perché ti vuoi sostituire? I motivi sono La tanti. interrompo per una domanda. Lei dice che i familiari sono proprio quelli che non riescono a capire, ma non è che proprio i familiari buttano la spugna proprio perché non sanno come aiutare queste persone, non sanno ascoltare il silenzio, perché il depresso non parla, non ti dice quello che ha, no? Sta nel suo silenzio, quindi 5 minuti a stare con una persona in silenzio è più deleterio di stare un'ora con uno che parla. Può Certo, essere questo. è difficilissimo stare, però allora il titolo del prossimo giornale Sì. dell'associazione è Diagnosi familiare di malato psichico. Rischiano di ammalarsi anche i familiari, perché non capiscono. Allora il discorso è, gli aiuti ci sono, li devi guardare e poi usarli, ma ci sono. Anche i familiari devono farsi aiutare perché non sono capaci di affrontare un problema così difficile, perché è difficile. Certo, sì, anche perché nascono delle dinamiche che vanno poi, diciamo, destrutturate queste dinamiche tra familiare e persona che soffre. E quindi solo un occhio esterno e anche specialistico può dire che il familiare, anche se ha fin di bene, sbaglia a fare delle cose, perché, no? Certo. Tutto l'equilibrio familiare è Certo. scombussolato, non ci si capisce più, non si riesce più a comunicare. Quello che prima erano certezze adesso non lo sono più. E si sbaglia sempre. Allora, chiedi aiuto. La prima cosa è agli amici, parla. Uno dei difetti è, adesso man mano sta sparendo, di tutta la società, chiudersi, nessuno deve sapere. Specialmente nei paesi, forse. Come faccio a aiutarti se non so che stai male? Come faccio? Questa storia, secondo me, è abbastanza stupida, la massima riservatezza. Cosa significa? Se ho bisogno di aiuto, lo chiedo. È tratteggiato di difficoltà. Allora, ci sono gli amici, parla, avrai degli amici. E ci sono i gruppi di autoaiuto, che sono un validissimo aiuto. Io ci sono da 12 anni e ho conosciuto tante, forse un centinaio di persone. Vengono, stanno, guariscono, vanno via, si stufano, non le vedi più, cambiano casa, comunque tantissime. E le vedo proprio tante e hanno una caratteristica comune. Quello che dicono del gruppo, immediatamente, è una cosa che mi colpisce sempre. Dicono: questo è l'unico posto dove io posso essere autentico, dove posso dire quello che voglio e nessuno mi dice non è vero. Mi sento capito. Guardate che è un valore inestimabile Eh questo sì, qui, eh? questo sì, è molto importante. E il compito del facilitatore è solo quello di guidare la conversazione, di non sostituirsi a nessuno, di dire mi sembra, di suggerire, ma mai di imporre. È il gruppo che decide, ha otto mutuo aiuto, e di accompagnarli. Qualche volta si accompagna e poi questa persona non c'è più. Mi è capitato anche una volta di prendere per il colletto, come si dice, una persona si stava suicidando. Sono arrivata non so per quale motivo, sono arrivata per caso, per intuito, ho capito che c'era qualcosa che non andava, sono precipitata a casa sua. Non mi ha aperto, è arrivata poi la polizia, era sdraiata davanti alla porta, aveva ingoiato, è tipico anche di ingoiare pastiglie o peggio. E questo
C'è sempre questo rischio, eh? Ho imparato anche ad ascoltarli, anche in questo non è facile ascoltare anche questo. L'altra stupidaggine, uno senza il suicidio, figurati, è un modo per attirare l'attenzione. E che ne sai? E se prima o poi ci arriva, ma che cosa ti sta dicendo? Questo è ascolto, eh? Ma cosa ti sta dicendo una persona che vuole suicidarsi? Che non ce la fa più, che la vita è talmente orribile. Ma quando questa signora l'ho salvata, intanto mi ha sgridato immediatamente, mi ce l'ha fatto fare che stavo così bene dov'ero. E mi sono posta veramente per anni. Ma avrò fatto bene, ma non ci ho mica ragionato, eh. Ho intuito al telefono che c'era qualcosa che non andava e sono andata a razzo. Ma avrò fatto bene? E se la vita per lei è insopportabile, come faccio io ad alleviargli la vita? E le ho augurato di poter trovare uno spazio, l'ha trovato per pochissimo tempo, ma almeno per 3 mesi prima di morire per un'altra malattia che avevo, aveva trovato l'affetto che stava cercando dappertutto, per tutta la vita. È coinvolgente, eh? Ma noi la ringraziamo per queste testimonianze perché sono toccanti, sa? Proprio ci sta emozionando, nel senso buono, nel senso. Una domanda, avete mai fatto fatica a entrare nel vivo, nel nocciolo dell'anima di una persona, ecco, perché uno che presso non si apre, no? Arriva lì e sta in silenzio, è sfiduciato, e le persone care non lo capiscono, gli amici non lo considerano, quindi figuriamoci in un ambiente dove non conosce nessuno. Ci Certo. vuole tempo, no? E quanti sono, che fanno parte di questo gruppo ogni seduta? Una decina, così? Da 8 a Da 8 a 12, di più 12. non va bene, di meno ne ha. Beh, mi ricordo una signora che è stata per 2 anni senza parlare mai. Nel frattempo faceva anche terapie, eh? Noi non facevamo mica terapie, tutto il più diciamo guarda che hai bisogno di terapia, vuoi che ti accompagni? Questo è un discorso, eh? Vuoi che ti accompagni? Vengo con te, ma non devi. E questa signora per 2 anni non ha mai parlato. Nel frattempo si è sentita meglio, forse anche grazie a noi, e quando ci ha salutato perché cambiava città, gli ho chiesto, posso chiederti una cosa? Sei rimasta qua perché non ti abbiamo chiesto mai niente, vero? E lei mi ha detto sì. È rimasta per 2 anni senza parlare, però ha ascoltato per 2 anni. Poi ci sono quelli che parlano troppo, Ah, ci eh? sono pure quelli. Bisogna dirgli guarda che non riesco più a seguire. A me personalmente mi irrita proprio perché sono umani, anche noi facciamo anche supervisione, per dire cos'è che mi irrita? Mi irritano i lagnosi, quelli che vengono, oh, la vita che brutta, oh, che triste. Veramente non riesco. Le ho fatto una cura al gruppo, ci ho messo 2 anni per insegnare. E ci sono delle cose da apprezzare anche nella vita. Bene, rieccoci in studio. Stiamo parlando del tema gruppi di autoaiuto sulla depressione. Dopo l'intervento della signora Carla Leverato, molto toccante e istruttivo. Adesso passo la patata bollente, diciamola così, alla signora Julia Kaufmann e alla signora Irene Gibitz. Prego, voi di cosa vi occupate precisamente? Ma noi lavoriamo nel servizio per gruppi di autoaiuto, è un servizio di coordinamento dei gruppi di autoaiuto che operano in Alto Adige e noi informiamo la popolazione sui gruppi di autoaiuto esistenti, può chiamare una persona per cercare un gruppo, stabiliamo anche, aiutiamo a prendere i contatti con dei gruppi, noi aiutiamo le persone anche a formare un gruppo, avviare un gruppo se il gruppo cercato non c'è. Noi informiamo anche la popolazione in generale, i operatori sul tema dell'autoaiuto, così che posso anche loro informare i Sì, clienti c'è una dell'autoaiuto. collaborazione Sì. con i vari servizi affinché arrivano Sì. queste persone a formare dei gruppi omogenei Sì. per fare questo autoaiuto. E una domanda che prima anche quando parlava la signora, coi familiari è così difficile proprio intervenire, istruirli, come ascoltare, sapere ascoltare, come stare in silenzio.
C'è collaborazione da parte dei familiari o vi trovate solamente la persona sofferente, i familiari sono ciel di bosco? Com'è la storia? No, ci sono gruppi di autoaiuto per i familiari. Quello che i familiari possono non dico imparare, ma possono vivere nel gruppo, che hanno il diritto a vivere una vita propria, di non dipendere dal malessere o dal benessere del proprio figlio, okay, del proprio familiare, okay, ma di dedicarsi anche alla vita propria. Cioè condividere il malessere, però non trascurando il proprio benessere. Sì. Questo, no? Questo è uno, questa è una bella cosa. Prego, lei vuole aggiungere qualcosa? No, è quello che si fa anche nei gruppi di, sì, autoaiuto per i familiari, e anche prendere aiuto dove c'è bisogno, no? Anche delegare delle cose, non sentirsi responsabile solo se stessi per la situazione, ma anche cercare gli aiuti necessari, no? Certo. E appunto il passo più grande è proprio capire l'equilibrio tra, adesso in italiano non so, tra Fürsorge e Klaus. Fürsorge, com'è che si dice? Assistenza e autonomia, no? No, perché lasciare autonoma anche la persona. Klaus tedesco, per modello cinese, qua sono. Prego, scusate, vabbè, tu risate, c'è una che temo un po'. Prego, scusi. No, no, è proprio questo equilibrio anche che devo trovare come familiare, no? Di non sovrapporre tutto alla persona malata, però anche di trovare a me stesso il mio, certo, equilibrio. Questo è sicuramente una delle cose che si impara tramite anche l'autoaiuto, perché col confronto con le altre persone vedo anche come muovermi magari meglio, perché sennò spesso mi sento magari anche in colpa come familiare, soprattutto se, certo, sono malati i miei figli, no? Sento una certa colpa e da quella mi devo sollevare per poter agire in modo nuovamente sano, dico, certo, no? Ma anche i gruppi che fanno con i familiari, no? È una forma di condivisione e non di chiusura, perché il familiare che soffre si vergogna di raccontare, sì, agli altri, no? Mentre qua ci si apre, io ti dico il mio problema, che so che tu anche mi capisci, no? C'è sta cosa, giusto? E il gruppo di autoaiuto è un principio, è quello che garantisce l'anonimato, che una persona può aprirsi all'interno del gruppo e non esce niente al di fuori del gruppo, e questo aiuta molto ad aprirsi. Ma per quello, perché si parlava prima del ridere, no? Lei aveva, sì, accennato, sì, il ridere, quello che succede anche nei gruppi, si ride, no? E si riesce a, si ride comunque, anche se la vita non è sempre bella, ma si cerca di vedere e vivere anche i momenti belli del positivi, diciamo, perché ok. No, perché poi c'è uno che ha scritto che ridere fa bene. Si ride troppo poco in questa società. E anche mi viene da dire che la depressione è la malattia del secolo, proprio perché andiamo tutti di corsa, non possiamo fermarci a sentire uno che sta male, che c'ha già i cavoli miei, figurati se, no? È un po' così. Ma voi fate anche degli incontri con i psichiatri per parlare, più o meno, no? Questo. Noi come servizio abbiamo degli incontri con i diversi servizi per promuovere l'autoaiuto, no? Per, okay, per far vedere cosa può essere, anche partecipano spesso anche gruppi stessi che si presentano per far capire cosa può essere l'autoaiuto, e loro viceversa, anche loro sono un punto di riferimento per gruppi e per noi in certe situazioni. Quindi c'è una collaborazione, sì, da una parte e dall'altra, voi, sì, aiutate loro e loro vi aiutano voi, giustamente. Il gruppo di autoaiuto non sostituisce terapie necessarie quando sono necessarie, questo lo diciamo sempre, no? Può essere un'aggiunta, un... Ok, può essere qualcosa in più. Sì, okay. È quello che fondamentalmente è un luogo dove si trova l'ascolto, sì, anche l'ascolto del silenzio, no? Ah. Per lungo tempo le persone imparano anche a ascoltare, imparano anche a essere ascoltate, e la condivisione e il contatto, no? Il contatto umano che, certo, che molto spesso a queste persone va
non trovano più tanto contatto, no? Eh sì, perché si isolano, sì. Si sfiduciano di tutto e di tutti, soprattutto di se stessi, quindi come diceva prima la signora, uno non ha più voglia di vivere, no? Perché non viene capito da questa società, soprattutto da chi l'ha messa al mondo, anche dai familiari, dai fratelli, e quindi... E questo vale sia per i malati, ma anche per i familiari. Certo, perché trovano un appoggio. L'appoggio e la condivisione è certo. E le luci, no? Come ha detto Carla, no? A trovare ogni incontro, ogni giorno una bella cosa, che questo vale anche per i familiari. Sì, sì, trovare le cose positive, enfatizzare di più le cose che vanno bene e non soffermarsi solo alle cose negative, così. Sì, poi il gruppo di autoaiuto, in quanto si incontra ogni due settimane, no? Regolarmente, offre la possibilità di procedere in questo, no? In questo imparare l'ascolto, imparare ad aprirsi, non è una cosa che succede da oggi a domani. Ma voi, dalla vostra esperienza, i genitori si aprono, ci vuole tempo per aprirsi per i familiari, o vengono e dopo due incontri sono già, ci vuole un po' di tempo? Sì, tempo si vuole, e il più difficile passo è forse quello, il primo passo dentro nel gruppo. Okay. Poi quando una volta una persona riesce a vivere, a sentire quello che riceve dal gruppo, ci sta, e ognuno ha il diritto di avere il suo tempo, certo, no? Certo, questo certo. Lo rispetta il gruppo, come ha detto Carla, no? Che una persona può anche stare lì due anni in silenzio, ma... Certo, certo. No? Io parlavo dei familiari, che i familiari in primis hanno cercato di aiutare, no? Poi si sono affidati ai servizi, no? Alla fine hanno buttato ipoteticamente la spugna, no? In un certo senso. La spugna vuol dire quando uno si arrende, ecco, lascia. Quando arrivano da voi, prima di aprirsi, condividere, sono un po' dubbiosi, no? O no? O arrivano già con la voglia di cambiare, non tutti, ma facciamo tutto nel buon fascio. Voglio dire, è difficile per un parente subito, dopo tutte le sconfitte che ha avuto, aprirsi e dire sì, questa è la strada giusta. Poi la vede strada facendo la cosa. Sì, si vede strada facendo. Vogliamo aggiungere qualcosa, signora? No, è molto giusto quello che stanno dicendo. E la difficoltà è forse un pochino... gli italiani sono molto più aperti, hanno un po' meno paura. Raccontava proprio una volta uno psicologo: se un italiano sta male adesso il davvero si mette a strillare, mamma mia come sto male, se sta male una madrelingua tedesca, come stai? Bene, dice, è più difficile. E questa espressione delle emozioni per noi è più facile, siamo abituati così, ma anche questo è da rispettare. E piano piano insegnare, e le emozioni si possono esprimere anche col viso. Posso benissimo capire se uno è triste e dire mi dispiace che tu sia triste. Questo degli italiani lo diceva uno psichiatra, sì. Suo a Brunico, che era quelli, proprio lui, sì, sì. Che quelli praticamente di lingua tedesca, non so se per il clima, per la cultura, fanno molta fatica, è come un bicchiere che si riempie goccia dopo goccia, alla fine scoppia, mentre l'italiano a metà bicchiere butta l'acqua. Te la butta in faccia, la magari, butta in faccia. Ma si sfoga così. No, no, molto interessante questo. Ma volete aggiungere qualcosa? Che voi dove siete come sede? Dove vi trovate precisamente? Noi ci troviamo a Bolzano, proprio in centro, in via Straito, però sì. Su richiesta andiamo anche in loco, quindi ci muoviamo tra Brunico e Silando e Bibiteno, okay. Siamo anche in giro per sia fondare nuovi gruppi come anche fare delle serate di informazione e sensibilizzazione, così, quindi siamo in movimento. No, no, ma secondo me la depressione negli ultimi anni qualcosa è migliorata, no? Confronto a 20 anni fa, tipo, che si conosceva di meno, se ne parlava di meno, ultimamente... Secondo me, siccome adesso si sa che tantissime persone soffrono, allora lo stigma magari è diventato un po' più piccolo, e per quello magari anche che
alcune persone di più possono uscire da questa nascondere tutto e parlarne, no? E col parlare ti si apre il mondo, no? Alla fine, perché se io posso dire oggi non sto bene o non sto bene perché ho la depressione, già cambia tutta la vita. Perché se posso poi spiegare a delle persone cosa vuol dire averla nel quotidiano, viverla nel quotidiano, magari questi mi capiscono meglio e ci possiamo incontrare in modo diverso, no? Certo, e quello cambia tanto, penso. E lì sicuramente i gruppi di autoaiuto danno un contributo molto molto forte, perché nel gruppo imparo in una situazione molto protetta, no? Perché rispettando la privacy e tutto quanto, imparo di parlare di me stesso. E poi quando esco dal gruppo, magari pian pianino nella società anche posso imparare di parlare di me stesso, no? E lì il gruppo ti fa la via. Certo, ti traccia nella direzione giusta, sì. Diciamo. Sì. Volevo aggiungere qualcosa? Sì, prego. Perché il primo gruppo di autoaiuto dell'AMA è sorto a Laibes, 14 anni fa, proprio un gruppo per la depressione. È successo così, che la facilitatrice è una persona malata di depressione, ha incominciato a dire a tutta l'Aives che lei stava male di depressione e ha incontrato tanta di quella gente che diceva anch'io, e da lì è uscito il primo gruppo di autoaiuto. Ah, così, spontaneamente? Bellissimo, e c'è ancora, sono 14 anni, sì. Bello. Niente paura di uscirne, apritevi. No, no, vedi, parlarne... Alla fine è nato spontaneamente il suo gruppo Lives. Però spontaneamente. Perché lo stesso problema ce l'avevano altre persone che però lo nascondevano e nel momento in cui l'hanno potuto come tirare stai? Fuori. Male, sono depressa. È un delitto. Se posso dire ho mal di fegato, posso anche dire che sono depressa. E spesso si pensa anche di essere da soli, no? Che io solo soffro di questa cosa, però parlandone scopro che tanti altri ne soffrono e quindi si può anche parlare di questa cosa. E può essere come, che posso dire che ho un cancro o la depressione, no? Siamo, certo. E quello fa il cambio, no? Sì, ma come diceva la signora prima, che diceva che al cancro tutti quanti ti dicono poverino, mentre se sei depresso ti dicono date la faca, la vita è bella, nel senso che ma il comune è mezzo gaudio anche, no? Io sto male, sono depresso, nessuno mi capisce, però se stai male pure te, sei depressa, già mi sento meglio, non perché stai male te, no, ma perché mi capisci. E perché non sono più sola, no? Sì, no, è importante questo. Mm-hmm. Ma io credo che abbiamo... volete aggiungere qualcos'altro? Perché mi sa che abbiamo parlato in generale di tutto. Proprio solo un attimo. Prego. A me, io sono quella che racconta tutte le storie. Prego. Una mia amica aveva tuttora un marito con un grave problemi sia di depressione che di alcolismo, eccetera, eccetera. E pensava di doversi sostituire a lui. Ha continuato finché era bella distrutta. E gli ho detto, ma la vuoi piantare? Sei tu la responsabile di tuo marito? Allora, lascia che cambi da solo. Ma tu che stai tanto male, ma vuoi farti aiutare, sì o no? Il giorno dopo è andata lei dal medico, è cambiata la situazione, vi garantisco. Ha incominciato a star meglio anche suo marito, perché o stai sulle tue gambe o arrivi fino in fondo. E quando sei arrivato in fondo, ma voglio vedere io se non torni su, provate ad andare giù in fondo a una piscina, basta una spintarella per arrivare su. È vero, è vero. Beh, con queste parole che la signora Carla ci invitano i giovani, tra virgolette, che anche Rousseau diceva, no? L'importante non è non cadere, ma rialzarsi a ogni caduta, giusto? Vabbè, mostro far filo, Rousseau, l'illuminismo. Beh, chiuderei qua e ringrazio molto la signora Carla, la signora Irene e la signora Giulia. Grazie di essere intervenuti nella nostra trasmissione e ci risentiamo magari fra qualche tempo per vedere se le cose sono ulteriormente migliorate. Ah, che bello. Sì, grazie. Grazie dell'invito. Allora, aspetta. Batti a dare. Ti sto a registrare. Ciao Orfan. Com'è?
tutto a posto. Bella oggi la trasmissione, sì. Però forse ai nostri cari radioascoltatori vogliamo fargli sapere come si accede a questi gruppi di autoaiuto, per esempio facendo su internet www.associazioneama.bz.it. allora lì potete aderire a questo gruppo AMA, mentre l'altra associazione potete praticamente qua, un attimo solo, Wolfgang, mi dà una mano, non sta al telefono, ma ha fatto pure vedere prima, ok, dietro forse, vanno dietro, dietro al centro. Eccoli qua, eccoli qua. Allora, 3900 Bolzano, via Dottor Streiter, il telefono è 0471 312424, e se volete comunicare via internet potete farlo con www.join-life.it. È un po' difficile, però lo ripeto. Allora, praticamente www.join-life.it. Grazie. Grazie.